Buongiorno, questa mattina parliamo di Infiorata, di una famosa manifestazione, famosa perché si tiene da 10 anni a Torricella, l'Infiorata appunto di Torricella. Ne parliamo con Barbara Monaco, direttore artistico, e con il direttore artistico bozzettista Gianni Tarli. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Allora, è tutto pronto, signora Monaco, per questa decima edizione? Ci sono delle novità rispetto agli altri anni? Noi stiamo preparando questa edizione con un particolare pathos perché quest'anno festeggeremo il decennale e le novità è che cerchiamo da questa edizione in cui abbiamo percorso questi 10 anni di stabilire un nuovo punto di partenza. Eccoci, vogliamo raccontare quest'anno, raccontare i nostri 10 anni di lavoro e di raccontare a tutti le nostre esperienze compiute anche oltre i confini della nostra provincia. E in più speriamo di porre le basi, ripeto, per un nuovo percorso artistico e continuare ancora più entusiasmo e nuove idee, sempre più particolari e un nuovo percorso, speriamo, di altri 10 anni. Certo, allora mentre la regia ci manderà in onda tra poco appunto un filmato girato di questo evento, perché insomma mi piace chiamarlo evento perché alla fine è molto attesa, vero, come manifestazione Sì, questa. è molto Ecco, io sentito. volevo appunto, ecco qui abbiamo delle immagini, voi vi siete costituiti in associazione, Associazione Infiorate Artistiche. Sì, denominata Trucioli in Arte, in quanto Sì. vogliamo citare proprio nella nostra denominazione l'utilizzo alternativo al fiore dei trucioli di abete bianco. Mi piace simpaticamente chiamarli petali d'abete perché noi non facciamo altro che portare avanti, sperimentare con nuove tecniche proprio l'infiorata, il modo di infiorare, che ha una tradizione antichissima, centenaria, che viene portata avanti da tantissime importanti infiorate italiane, utilizzando per la maggior parte dei casi i petali di fiori. Per vari motivi noi abbiamo fatto questa scelta dell'utilizzo alternativo dei trucioli, in quanto essendo l'utilizzo del petale di fiori molto dispendioso economicamente, siamo un piccolo borgo della provincia, ma soprattutto anche perché viviamo alle porte del parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e reperire i fiori significherebbe non solo acquistare particolari fiori con determinate colorazioni, ma dovremmo anche approvvigionarci di erbe, semi e fiori di montagna. Ecco, il rispetto per l'ambiente ci sembrava anche, diciamo, Importante. abbinato al fatto del risparmio, no? Di non Certo. dispendere proprio le risorse della comunità, ci sembrava molto nobile. Utilizziamo questi petali d'abete colorati con tinte ad acqua, ecologiche al massimo, il materiale è facilmente disperdibile nell'ambiente, ci sembra anche di aver fatto un'ottima scelta. Gianni Tarli, che arte è quella dell'infiorata? Perché anche questa è una forma d'arte, vero? Assolutamente sì, come tutte le arti anche l'infiorata ha il suo linguaggio, è strettamente collegata a quella che è una tradizione popolare, per cui diciamo che non è un'arte accademicamente riconosciuta, se vogliamo dire, ma sicuramente ha basi molto 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 antiche, se pensiamo che l'arte popolare esiste da sempre, forse ancora prima di quella definita colta, no? Accademica, e quindi attinge a tutta una serie di arte esistente, che sia popolare o che sia anche fatta da grandi maestri, grandi artisti, e quindi abbiamo un settore a cui riferirci veramente molto molto ampio. Spesso appunto è collegata sempre a quella che è una tradizione popolare, appunto, che voglia essere una manifestazione religiosa o che voglia essere, come in questo caso in cui le immagini abbiamo visto, che è una proposta fatta quasi esclusivamente per i più piccoli, per gli infioratori, giovani maestri, e comunque i riferimenti appunto sono diverso. Possono essere le immagini religiose fatte da grandi maestri, o che possono essere riferimenti fatti all'arte popolare, come in questo caso collegata alle tradizioni contadine. Il settore
risulta quasi sempre tendenzialmente un po' naif, se vogliamo dire, come genere, ma non è detto, perché noi abbiamo rappresentato anche il Museo di Michelangelo a Roma, e tutto si può dire all'infuori che essere naif, insomma. Certo, questa è una manifestazione che, insomma, che è cresciuta di anno in anno, è sempre molto partecipata, vero? Qui ogni anno sono diverse le persone che partecipano e che sono presenti in questo borgo, nel bellissimo borgo di Torricella. Assolutamente sì, anche perché è un momento di convivialità, di scambi anche, di, perché mentre si lavora si parla del più, del meno, si scherza, si ride, qualche volta si danno i numeri quando ci si stanca specialmente. Del resto è un lavoro impegnativo che, insomma, anche tutta la notte, no? Va avanti. Esatto. Quanto tempo ci si lavora per mediamente un tappeto che utilizziamo come misura, che è circa 20 metri quadrati per l'infiorata di Torricella, perché sono quelli gli spazi che ci permettono di sono intorno ai 20 metri quadrati, quindi è un tappeto, ha bisogno di 14, 12, 15, anche 16 ore a seconda della complessità dell'opera. Quindi, insomma, impegnativo e anche faticoso, mi viene da pensare, perché non ho mai partecipato, quindi quest'anno però non ce la perderemo, come si dice in questi casi, signora. grazie. Ricordiamo la data, cioè quando si tiene l'infiorata, perché stiamo parlando della manifestazione, ma ancora non diciamo esattamente quando ci sarà. Sì, la data cambia sempre di anno in anno secondo la data liturgica del Corpus Domini, quest'anno in particolare cade il 6 e 7 giugno. Dico anche il 6, che essendo sabato, perché i lavori iniziano il sabato sera alle 8 per concludersi poi la mattina della domenica. Il grande tappeto che verrà realizzato rimane esposto ai visitatori per tutta la giornata, e nel pomeriggio questo meraviglioso tappeto multicolore viene attraversato dalla solenne processione del Corpus Domini. Quest'anno stiamo ancora in fase organizzativa, ma speriamo di poter allungare un po' la durata della festività partendo dal venerdì, quindi venerdì, sabato e domenica sarebbero quindi 5, 6 e 7 giugno, e quindi lo ricordo, questa la ricordo questa data per l'appuntamento per chiunque voglia venire a vedere, perché vogliamo festeggiare in maniera un po' più particolare, più partecipata, 10 anni di attività, insomma. Com'è nata questa idea di mettere in piedi una manifestazione del genere? Beh, è nata da diversi concittadini che, avendo partecipato magari anche per caso alle infiorate che si tenevano al di fuori della nostra provincia, tanto per citarne qualcuna delle più importanti, Genzano, Spello, Magliano dei Marsi, in questo caso parlo di un infiorato abruzzese, è venuta questa idea, dice, ma perché non proviamo anche noi? E quindi un gruppo di volontari si sono messi in gioco, hanno tentato di provare, chiaramente il primo anno si è tentato con poche opere, e poi nel tempo tutti insieme questo gruppo di persone hanno voluto sperimentare bozzetti sempre più, osare ogni tanto, no? Un pochino di più, ecco, poi l'intervento anche di alcune persone che mi hanno affiancato come il maestro qui presente, ci hanno dato l'input, lo sprone a tentare strade sempre più innovative, sempre più che portavano a una maestria sempre più efficace, e i risultati ci sono stati, perché negli ultimi 3-4 anni veramente abbiamo varcato i confini della provincia. E infatti stavo guardando in questo vostro opuscolo, non so se la regia lo può inquadrare, ecco, siete stati in un posto, voglio dire, che è proprio l'emblema della cristianità nel mondo, non in Italia. Ecco, che esperienza è stata questa? Quella è stata un'esperienza straordinaria, perché io nella mia esperienza di questi 10 anni ho cercato sempre di creare un collegamento con gli altri colleghi maestri infioratori, delle più celebri infiorate, fino ad arrivare a fare una mia esperienza personale a Genzano. Quando mi è arrivata questo invito, no? Dice, ma Barbara, voi vi va di partecipare a Piazza San Pietro? Io devo dire la verità, adesso mi veniva da svenire, dico, ma non può essere. E quindi con gioia l'ho proposta al maestro qui, e ho detto, Gianni, che facciamo? Andiamo, si va.
Cioè, quella è una piazza che, cioè, lavorare con le nostre vanighe per terra, infiorare e alzare lo sguardo e vedere la Basilica di San Pietro, penso che di aver raggiunto, no, di abbiamo raggiunto un obiettivo particolare, notevole. È stata un'esperienza grandiosa. Tavi, che idea ha un artista come lei su questo tema? Che cos'altro vorrebbe fare che pensa di mettere in pratica, magari, che ne so, un altro anno, nei prossimi anni? Cosa ci manca per un'esplosione ancora più grande dell'infiorata di Torricella? Ci mancherà qualcosa, sì. Un artista pensa sempre, no? Certamente, non sono tanto i luoghi quanto migliorare ancora la tecnica, perché c'è ancora spazio per fare. Attualmente progettiamo dei disegni con una prospettiva unica o doppia. Io già sto pensando di progettare delle prospettive multiple, e questo comporta una realizzazione molto più complessa dell'opera, in cui la figura a un certo punto diventa tridimensionale. È chiaro che è molto complicato, non si può sbagliare assolutamente nulla, perché sono delle opere, adesso vedremo poi dopo, man mano miglioreremo sempre la tecnica, i maestri infioratori stanno diventando veramente sempre più bravi, sono veramente fantastici, eccezionali tutti quanti, e riescono veramente a realizzare ciò che il curatore artistico chiede nella sua complessità dei bozzetti. È un po' come il direttore d'orchestra che poi riesce a ottenere ottimi risultati dall'orchestra, ma perché l'orchestra è formata da ottimi elementi. Quindi il sogno sarebbe quello di realizzare queste prospettive multiple con un disegno a cui appunto diventa tridimensionale, ma questa tridimensionalità la si potrà poi dopo vedere soltanto da una particolare angolazione, per cui è un'opera anche difficile da proporre, perché se uno si mette per esempio di lato all'opera non capisce in realtà quello che sta vedendo. Soltanto quando a un certo punto si colloca in un punto ben preciso dello sguardo, allora lì poi dopo si emerge tutta la bellezza dell'opera. È sicuramente un effetto maggiore, molto più entusiasmante, anche più con un effetto di stupore, ma è anche vero che è più difficile da far accettare anche al pubblico, che invece un'opera come quelle che stiamo realizzando adesso, che è su un piano con appunto una prospettiva o due prospettive, lo si può vedere anche al rovescio, si capisce comunque quella che è l'immagine. In quest'altro modo il disegno e la realizzazione dovrebbe essere realizzata in modo completamente diverso, e se non la si vede nel punto esatto la si vede deformata. È un po' come un'anamorfosi, e quindi è chiaro che se non sei nel punto giusto non riesci a capire quello che fai. Vedremo se ci riesce, faremo anche queste prove e magari vediamo poi dopo se il pubblico accetterà anche questa forma, ci proveremo. Voi lavorate tutto l'anno a questo giorno? Sì, lavoriamo tutti i giorni, tutto l'anno. Perché il discorso dei bozzetti e del Corpus Domini, organizzarlo comincia già a dicembre. Perché intanto bisogna avere i contatti con la parrocchia, vedere qual è il tema, cominciare a fare una ricerca a proposito del tema per vedere quali sono i bozzetti, andare a vedere quali sono i maestri che ci suggeriscono alcuni momenti, e poi dopo lì andiamo a lavorare. Poi dopo c'è la colorazione, c'è il coinvolgimento di tutti i gruppi. Insomma, è vero che è arte effimera, collegata per esempio per un momento appunto brevissimo, è fruito in solo, no, veramente in pochi minuti se vogliamo, però dietro c'è una complessità di progettazione e di realizzazione che è effettivamente molto molto lunga. Signora Monaco, l'amministrazione comunale partecipa? L'amministrazione comunale, anzi approfitto per ringraziarla perché ci ha sempre sostenuto, non si può dire nulla, proprio sono forse i nostri fan più accaniti, no? Si può dire.
li ringraziamo e approfitto anche per sottolineare un nostro impegno proprio vicinissimo. Sì. Nei prossimi giorni, il 20, il 21 e il 22, si terrà un evento a Torricella, si festeggerà la primavera della Laga e ci saranno diversi appuntamenti all'interno di questi 3 giorni. Noi stiamo preparando, allestendo un'opera che sarà visibile all'interno della famosa villa storica, Villa Capuani Celommi di Torricella. Certo, famosa. E proprio per questa occasione, appunto, ribadisco che il Comune ci è così vicino e così attento a quello che noi facciamo, che ci ha coinvolto anche in questa particolare tipo di evento. E quindi ci stiamo realizzando quest'opera a tema, insomma. Le scuole sono coinvolte nell'infiorato o no? Ma non ci avete mai pensato. Le scuole sì, devo dire, abbiamo avuto diverse esperienze con le scuole. C'è stato un anno in particolare, anzi due, in cui abbiamo coinvolto 2 istituti di Teramo, erano l'Istituto Pascal, anzi 3 erano, l'Istituto Pascal di Teramo, c'era il liceo artistico che ha lavorato per fornirci un bozzetto e abbiamo coinvolto anche il liceo artistico di Castelli, c'è stata una bellissima esperienza. Che anno era questo? Era, credo sia stato il 2008. E in parecchi anni abbiamo avuto anche molti studenti universitari, gruppi che erano dell'Ateneo L'Aquila e dell'Ateneo di Teramo. E che esperienza è stata? È stata bellissima, superlativa, avere a che fare con gli studenti che siano di minore età o adolescenti oppure studenti universitari è stata un'esperienza che è anche per noi è costruttiva, molto costruttiva. Il nostro statuto prevede anche questo, cioè che noi dobbiamo, il nostro compito è anche quello di divulgare l'arte, no? di fare in modo di creare questi laboratori. E l'idea di avvicinarci ai più piccoli è una maniera non solo per far conoscere questa tecnica, questa tradizione che poi comunque ha delle radici molto antiche, ma è la speranza di avvicinare questi giovani a questo tipo di tecnica per creare dei futuri maestri infioratori. Quindi è un impegno che ci siamo presi, è un'esperienza che veramente ci fa crescere, non è una cosa che fa crescere solo i piccoli, ma che anche a noi dà degli spunti notevoli, ci fa individuare le loro caratteristiche, senza poi tralasciare il fine più nobile, se vogliamo, dell'infiorare, che è quello proprio della socializzazione, dell'integrazione completa. Perché ricordiamoci sempre che per realizzare un'opera, un tappeto, non c'è solo il lavoro di una mano o di un individuo, ma sono diversi individui, il loro lavoro insieme poi va a frutto per costruire un'unica opera. Questo è un bellissimo messaggio che giusto. Ci piace. L'infiorata dura un paio di giorni, giusto? Mi stava dicendo prima, signora. Sì, in genere quella del Corpus Domini dura un paio di giorni. Non avete pensato di prolungarla, magari, che ne so, una settimana? No. Nella vostra idea futuristica non c'è magari quella di organizzare più eventi, più giorni, ecco, per coinvolgere forse ancora di più il territorio, ma anche l'intera regione Abruzzo? Certo, ci sono delle possibilità per prolungare l'evento, ma dobbiamo sempre ricordare per quale motivo è fatto il Corpus Domini e per quale motivo è fatto l'infiorato del Corpus Domini, che è fatta appositamente per questo evento religioso, che quindi poi dopo si passa sul tappeto e quindi di conseguenza tutte le opere vengono distrutte. Noi potremmo, e ci stiamo pensando anche a livello di laboratorio, stiamo facendo alcune ricerche, fare dei tappeti che possono essere messi in posizione verticale invece che orizzontale, con un sistema di resinatura, in modo che quel tappeto realizzato possa durare nel tempo. E quindi potrebbero essere, per esempio, esposti nel nostro territorio a Torricella, per cui i visitatori potrebbero vedere i tappeti magari anche un anno, perché sicuramente è difficile farli durare più di un anno. Come funziona questo processo di resinatura? Ci stiamo appunto riflettendo sopra, ecco. Ancora non abbiamo ottenuto... Anche dal punto di vista tecnico, sì, proprio. Sì. Non abbiamo ancora ottenuto i risultati sufficienti, ci sono stati ancora i primi tentativi,
per vedere. Questo sarebbe veramente bello, insomma, sarebbe per bello. Fare ancora più promozione della, non esatto. solo dell'associazione, ma proprio dell'evento in sé. Sì. Esatto, anche poter vedere i tappeti anche durante tutto l'anno, anche se comunque con una protezione, comunque con una resinatura è difficile far conservare il tappeto oltre un anno, secondo me è veramente molto molto difficile, però intanto anno per anno potrebbero essere cambiati e quindi anche questo può essere un vantaggio, nel senso che il visitatore ogni anno vede tappeti nuovi. Lo diceva prima la signora, voi avete ci sono altri posti in Italia che fanno cose simili, no? Sì, in sì, Umbria sì. per esempio, e l'idea di un gemellaggio, di uno scambio culturale, io la butto lì, ecco, mi stanno venendo in mente adesso mentre voi parlate, sì. perché insomma immagino uno sprono per promuovervi sempre di più e quindi sono idee che mi vengono in mente così mentre vi raccontate e allora le butto lì. Le confesso che nei nostri sogni e progetti c'è questa cosa. Riallacciandomi al discorso di prima, volevo diciamo con soddisfazione dire che l'anno scorso noi abbiamo realizzato un'opera all'interno del santuario di San Gabriele, della Basilica. Sì, l'ho visto qui nello straordinariamente quest'opera è tuttora conservata e quindi ecco, lo faccio presente ai e visitatori che non l'hanno ancora vista, no, perché è stata realizzata da noi all'interno della Basilica, lo chiamo atrio, nell'atrio della Basilica, e dove non è soggetto ad intemperie ed è tuttora lì conservata, ecco, quest'opera. Questa. No, non è quella, è purtroppo l'opuscolo è precedente. Ok, allora lo possiamo far vedere. Quindi diciamo che lì in questo caso, per esempio, quest'opera da agosto dell'anno scorso è tuttora presente, non è rovinata e quindi è rimasta ancora intatta, integra. Poi lei mi diceva quali erano i nostri progetti. Sì. Certamente i nostri appuntamenti futuri sono Roma, con l'infiorata storica di Roma che sarà sempre a giugno nell'occasione delle festività dei Santi Pietro e Paolo. Un altro importante evento col quale stiamo aspettando è il congresso internazionale. L'anno scorso abbiamo partecipato al quinto congresso internazionale, sempre in Vaticano, citavamo il Mosè. Sì, sì. E quella è stata un'esperienza meravigliosa in cui noi abbiamo diciamo lavorato a fianco di 57 paesi italiani e stranieri. Avere già questo contatto con il mondo, sì, ma già siamo in contatto con la Spagna, l'Argentina, bellissimo. Il Belgio. L'appuntamento successivo per il sesto congresso è noto in Sicilia il futuro anno, l'anno prossimo, e quindi questa è una tappa alla quale ci stiamo preparando. Perfetto. Con insomma, state prendendo il volo. Sì, va. Il gemellaggio è quasi naturale. Esatto. Il gemellaggio tipo di attività. Sì, bravissimo. Perché infatti. Appunto, come si diceva prima, è un modo di operare che necessita assolutamente di un team, per cui se non c'è non si riesce a fare nulla. E tutti i gruppi infioratori che vengono anche dalle altre parti sanno che c'è bisogno sempre dell'altro per realizzare un tappeto. Non puoi escludere nessuno, a volte hai bisogno anche della partecipazione, della collaborazione dell'altro gruppo, come è successo appunto in Vaticano, che non sono arrivati i materiali a un gruppo di infioratori. Era della Spagna. Della sì. Spagna, e abbiamo noi fornito i materiali per loro. Quindi il gemellaggio comunque sia. Comunque, se non proprio sulla carta, già c'è. Sì, sì, è automatico. Perfetto, allora io vi ringrazio, vi auguro ancora tanti, tantissimi altri successi come già ne avete. Ringrazio Barbara Monaco e Gianni Tarli. Grazie. Di essere stati nostri ospiti e ovviamente l'appuntamento con Vera Mattina è a domani mattina a partire dalle ore 7. Buona giornata. Buongiorno.